La FAO ha fatto dei calcoli molto interessanti. Tra il 1950 e il 2000, la popolazione mondiale è cresciuta da 2 miliardi e 600 milioni a 6 miliardi di persone. La produzione di carne, invece, è quintuplicata, da 45 a 233 miliardi di chilogrammi ogni anno. Poiché è previsto che ci saranno 9 miliardi di persone sul pianeta entro il 2050, cosa succederà alla produzione di carne? Questa raddoppierà fino a 450 miliardi di chilogrammi entro il 2050. E naturalmente anche le emissioni di gas serra raddoppieranno. Io parlo sempre di chili di carne, ma naturalmente stiamo parlando di animali viventi e senzienti. Nel corso della sua vita, un europeo mangia 7 pecore, 24 conigli, 43 tacchini, 789 pesci, un terzo di un cavallo, 5 mucche, 42 maiali e 900 polli. L'europeo medio, quindi, divora 1800 animali nel corso della sua vita. Se ogni uomo sulla Terra facesse lo stesso, avremmo bisogno di 142 miliardi di animali ogni anno. In realtà, il settore agricolo a livello mondiale è deragliato. Il ciclo si è completamente interrotto, perché si è cominciato a produrre carne in modo intensivo e al prezzo più basso. Le foreste del Sud America scompaiono perché l'Europa richiede enormi quantitativi di foraggio per gli animali. La gigantesca industria dell'allevamento negli Stati Uniti, l'enorme livello di consumo di carne del mondo occidentale, vanno a scapito del clima, della biodiversità, della disponibilità di acqua potabile e di cibo per le popolazioni povere del mondo. In che misura un ridotto consumo di carne farebbe risparmiare emissioni di CO2? Con la Libera Università di Amsterdam, la fondazione Nicholas J. Pearson ha voluto scoprire che risparmio di gas serra si avrebbe se negli Stati Uniti non si mangiasse carne per uno o più giorni alla settimana. Questo è il risultato. Se tutti gli americani avessero una dieta vegetariana 7 giorni su 7, si eviterebbero 700 milioni di tonnellate di gas serra. Questo equivarrebbe a eliminare dalle strade degli Stati Uniti tutte le automobili. Tutte le automobili. Se gli americani rinunciassero alla carne 6 giorni alla settimana, sarebbe come ridurre a zero il consumo di energia elettrica in ogni abitazione degli Stati Uniti. Con 5 giorni risparmieremmo il carbonio equivalente a piantare 13 miliardi di alberi in giardino e lasciarli crescere per 10 anni. Cioè 43 alberi per ciascun americano. Con 4 giorni invece avremo un risparmio di carbonio equivalente a dimezzare l'uso domestico negli Stati Uniti di elettricità, gas, petrolio e cherosene. Se gli americani non mangiassero carne per 3 giorni la settimana, si eviterebbero 300 milioni di tonnellate di gas serra. Per la riduzione del riscaldamento globale sarebbe come sostituire tutte le auto negli Stati Uniti con auto elettriche. I vantaggi di quest'altra eventualità, cioè non mangiare carne per 2 giorni, sono paragonabili a sostituire tutti gli elettrodomestici delle case, frigoriferi, congelatori, forni a microonde, lavastoviglie, lavatrici, asciugatrici, eccetera, con altri a risparmio energetico. Sarebbe fantastico. Cosa dite? Rinunciare alla carne per un solo giorno produrrebbe qualche effetto? Bene, sono rimasta sbalordita dal risultato. Se tutti gli americani rinunciassero alla carne anche solo per un giorno alla settimana, sarebbe come risparmiare 90 milioni di biglietti aerei da New York a Los Angeles o viceversa. 90 milioni di biglietti ogni anno solo non mangiando carne per un giorno alla settimana. Come vedete? Come vedete?
Un piccolo passo per un uomo è un grande balzo in avanti per l'umanità e per tutti gli esseri viventi. Ciascuno di noi, oggi stesso, può cominciare a risolvere il problema del clima con un piccolo gesto. La gente non ci pensa quando mangia la carne. Non pensa a come è stata prodotta, a quello che succede in quegli allevamenti industriali, perché lo fa per abitudine e non per scelta. Però guidare una macchina, magari un SUV, un'automobile di grossa cilindrata, è qualcosa che puoi scegliere. Dobbiamo cominciare a informare la gente in modo che certi problemi vengano sentiti maggiormente. Dobbiamo mettere le persone in condizione di poter operare delle scelte, a cominciare dall'alimentazione, ciò che mangiamo, come, quando lo mangiamo e da dove arriva. Dobbiamo documentarci e saperne di più. Quando parliamo di gas prodotti dalle auto, dobbiamo sapere che gli allevamenti industriali producono gas nocivi in quantità superiore. Giusto. A tutt'oggi ci sono centinaia di milioni di vegetariani e molti altri che hanno già iniziato a mangiare meno carne. Personalmente mi piace chiamarli quelli che lasciano la carne. Ricordate che se non mangiate carne, non uccidete gli animali. Se dopo tutto quello che avete sentito non siete ancora convinti, se il cambiamento del clima non vi interessa particolarmente, allora perché non ridurre la carne solo per il bene degli animali? Perché loro non si possono difendere da soli e sono le vittime dirette dei nostri eccessi. Grazie. Big and dumb. They look so stupid, they aren't much fun. Cows aren't fun.